A poche ore dalla sfida con l'unica Lakamalaga, andiamo, grazie all'aiuto del nostro computer, a vedere alcune situazioni che servono alla squadra spagnola per isolare il loro miglior realizzatore, Freeland. Il primo attacco che andiamo a vedere è l'attacco 4 basso, un attraversamento per permettere all'altro giocatore, in questo caso Perić, il numero 3 della squadra, di girare intorno a Freeland e fargli prendere posizione più vicino al canestro. In questo caso la grande possibilità e il grande atletismo di questo giocatore che girando verso il fondo con solo due passi di appoggio riesce ad andare al ferro per schiacciare. L'altra situazione, l'attacco 1 basso direttamente dalla transizione, vedete che il passaggio di ribaltamento è garantito proprio da Freeland che andrà a mettere la palla in mano all'esterno sul lato debole e qui il blocco chiave, il 5 della situazione o il 4 quando Freeland occupa la posizione di centro, in questo caso Garbaosa, a mettere il blocco cieco. E ancora una volta, se non ci fosse immediata ricezione, l'idea di costruire questo triangolo per mettere la palla profonda e quando riceve con i piedi dentro l'area, vedete che il tocco è molto morbido per andare a usare il gancetto. L'attacco che vediamo adesso invece sarà quello che vedremo anche nella nostra lavagna. L'attacco, vedete la chiamata chiara di Roland, il playmaker, 5 lato. L'ingresso per Freeland della prima opzione è cercare di andare da un numero 3, Darden o Perić, spalle a canestro, ma la continuità è di end-off. E la situazione chiave adesso è questa. Contemporaneamente al pick and roll di trasferimento o per attaccare di Fitch in questo caso, c'è il blocco cieco per permettere alla palla di andare a creare questo triangolo dall'altra parte per un passaggio profondo diretto o con l'utilizzo della sponda andare a mettere la palla ancora una volta vicino al canestro e in questo caso troppo facile per lui con un solo palleggio finire al ferro. L'attacco 5 lato inizia con questo schieramento. Il playmaker con la palla in mano, Freeland in questa posizione ad aprirsi, il 5 sul gomito opposto, il numero 3 nel lato opposto a Freeland e il numero 2 su questo lato. Il passaggio d'ingresso a Freeland per cercare di mettere la palla qui immediatamente a Darden o Fitch e ci fermiamo un attimo per vedere quello che è lo svolgimento dell'attacco. Il dribble handoff. Per mettere la palla in mano a Fitch contemporaneamente al movimento di allontanamento del playmaker. Cambiamo diagramma per vedere come siamo adesso nell'attacco. Il numero 2 con la palla, il numero 5 pronto a bloccare, Fitch pronto a prendere il blocco cieco di Perić. E da questa posizione la possibilità di giocare un pick and roll per attaccare. Chiudere lo screen the screener con il bloccante che sarà il giocatore che metterà questo blocco cieco per Freeland, scusate, per mettere la palla profonda o, come abbiamo visto prima al computer, costruire questo triangolo per andare con la palla dentro. Contemporaneamente la seconda opzione è di uscita dall'esterno dopo il blocco del 5.